Tornati in un nuovo video. Come potete vedere, ho smontato le mie unghie della mano sinistra e andremo a realizzare una ricostruzione. Il pollice è già fatto, quindi c'è un piccolo spoiler. Sono unghie molto estive. Oramai l'estate sta per finire. Oggi non so, qua da me c'è un tempo bruttissimo, già autunnale, quindi prima di salutare l'estate, volevo realizzare ancora una volta delle unghie un po' più particolari e spero che vi possano piacere. Il pollice l'ho già realizzato, potrete trovare più avanti, nei prossimi giorni, i video su Instagram e su TikTok. Comunque, andiamo a realizzare una sfumatura con colori fluo e poi sopra andremo a realizzare il rilievo delle stelle marine. Come ho realizzato i colori che vedete che utilizzo sulla punta, praticamente penso che tutte noi onicotecniche abbiamo quei pigmenti fluo che spesso rimangono lì e non sappiamo come usare. Io li ho mischiati semplicemente all'acrigel trasparente, così ho creato questi colori. Vedete qua, adesso vi mostro, metto la cartina, cerco di metterla perfettamente, chiudere bene i lembi. Il mio dito medio è un po' così, un po' devastato perché mi si è formato un callo grossissimo, causa fresa. E quindi cioè ho utilizzato i colori giallo, viola, verde e arancione. Quindi, dopo aver mischiato l'acrigel trasparente con queste polverine, l'avevo già fatto in precedenza per non allungare troppo il video, lo stendo, creo l'allungamento e poi utilizzo un acrigel cover, comunque abbastanza coprente, devo dire, per realizzare la sfumatura e fare in modo che non si veda troppo il distacco e lo sfumo. Non lo sfumo fino alla punta dell'unghia perché voglio che i colori più in basso rimangano belli accesi. Però diciamo per metà unghia lo sfumo. Tanto poi considerate che dovremo andare a limare e quindi un pochino il colore uscirà fuori. Ripeto lo stesso processo su tutte le unghie. Come vedete dal video mi alterno tra due pennelli, come sempre, per l'acrigel. Mi piace usare quello più piccolo e fitto per lavorare all'inizio, vedete, il prodotto, in modo da essere più precisa. E poi con quello grande, diciamo, rendo uniforme la superficie. E questo metodo è il migliore, secondo me, cioè per i miei gusti. Io mi trovo bene a fare così, vedete? Levo tutti gli avvallamenti che potrebbero essersi creati, anche perché così poi andrò a limare di meno. Queste unghie non sono da limare tanto perché sennò ovviamente andiamo a rimuovere quello che abbiamo creato in struttura. Infatti, se di solito vi consiglio di smaltire la limatura con la fresa, in questo caso non l'ho fatto, non l'ho fatto neanche io. Vedete? Qua è il risultato finale e già la sfumatura mi piace, mi soddisfa. Sgrasso le unghie e vado a limare. Vi lascio un po' di processo di limatura, tanto avevo un po' tagliato e come vi dicevo faccio tutto a lima perché con la fresa avrei rovinato l'effetto che ho creato. Comunque fare le cose in struttura è bello perché diciamo poi non ci sarà da applicare il colore, però può essere tra virgolette sconveniente perché le volte dopo se si vuole fare qualche French o comunque qualche colore chiarissimo si andrebbe a intravedere quello che abbiamo creato al di sotto, quindi infatti se non sbaglio io dopo queste unghie ho smontato tutto di nuovo perché non volevo che si vedesse la sfumatura. Diciamo che ha i suoi pro e i suoi contro, però per realizzare qualcosa di così particolare avevo voglia di farlo, di osare. Così limo tutte le unghie, cerco di non esagerare a limare diciamo la parte della sfumatura perché sennò poi risulterebbe poco uniforme, ma comunque per renderla ancora più bella vi farò vedere dopo che cosa ho fatto. Qua passo l'alcol e levo tutta la polvere in eccesso. Ecco, questo è il trucchetto che vi dicevo prima. Per rendere ancora più uniforme e bello l'effetto della sfumatura, vado ad applicare un lattiginoso sopra. Io in questo caso ho usato il Genius, quello che ho Baby Blush, però ho fatto uno strato molto sottile perché non volevo andare a coprire il colore intenso sulla punta, giusto da uniformare. E poi lucido, lucido in questo momento le unghie perché poi andremo a fare la stella e il rilievo sopra.
Quindi se io facessi prima la stella, poi il lucido sembrerebbe tipo avvallato, non rimarrebbe bene. Mi è successo infatti, cioè vi dico questo perché il pollice l'ho fatto così e non mi è piaciuto troppo l'effetto, però oramai lo avevo fatto, non potevo smontarlo, cioè avrei potuto però non mi andava, così diciamo l'esperienza insegna e io vi dico adesso, se dovete fare cose in rilievo passate prima il lucido. Ok, per realizzare la mia stellina in 3D ho usato semplicemente l'acrygel bianco. Ci sono in commercio, stanno spopolando i gel, quelli più consistenti, che anche non hanno la dispersione, tra l'altro, solo che io non ce l'avevo, ce l'ho solo trasparente. E avevo provato, se non sbaglio, anche a mischiarlo con sul pollice, avevo provato a mischiare questo gel trasparente con il bianco, il colore, ma non veniva assolutamente bene, non mi è piaciuto come effetto. Infatti poi ho usato semplicemente l'acrygel bianco e è un po' più, tra virgolette, sconveniente da lavorare perché l'acrygel è un po' più morbido di quei gel per fare i decori in rilievo in 3D. Quindi, come vedrete da questa parte del video, che ho anche un po' velocizzato, comunque è abbastanza lungo come processo, però il risultato secondo me ne varrà la pena alla fine. Così ho preso una pallina non troppo grande ma neanche troppo piccola di prodotto e con il pennello di passione unghie Paint, comunque mi alterno anche qua, vedete, coi pennelli, cerco di rendere la superficie abbastanza piatta però tridimensionale, quindi inizio piano piano a delinearmi le 5 punte della stella, però appunto non voglio che sia troppo sporgente, voglio che sia un tutt'uno con l'unghia. Così, in modo delicato, senza fare movimenti troppo aggressivi, piano piano vado a definire la mia stellina. Qua in questo momento con le punte arrotondate sembrava un fiorellino, però vedrete che piano piano prenderà forma. Io in questo video vi faccio vedere solo una stellina, tanto poi il processo per realizzare le altre è stato lo stesso. Anche perché, ricordiamo, io mi diverto sempre a fare le cose più difficili sulla mano destra, quindi usando la sinistra. Io qua sto usando la mano sinistra che, come ben saprete se guardate i miei video, non è quella dominante. Però forse avevo realizzato delle unghie sulla sinistra, forse avevo quelle dove stavo testando il Gelnius, quindi non potevo smontarle perché volevo parlarvi della durata e quindi ho dovuto fare sulla sinistra. Avevo questa voglia impellente di stelle marine e quindi l'ho fatto sulla destra con la sinistra, ma vabbè. Comunque devo dire che anche queste unghie, le ho registrate un po' di tempo fa, vi faccio vedere adesso questa nail art. Non mi hanno stufata per niente, le ho tenute per parecchio tempo, più di un mese, mi sono piaciute tantissimo e ho realizzato sempre con la stessa tecnica e con l'acrygel bianco un anello che vedrete a fine video, un anello a stella marina che così quando andavo in giro avevo l'anello abbinato alle unghie e tutti mi facevano i complimenti. Per creare gli anelli potete farlo anche voi. Utilizzare magari dei prodotti che non vi piacciono, qualche acrygel che non vi piace, prendere con tipo il retro di una cartina la misura del vostro dito e poi appoggiarlo su un tappo di un lucido, non lo so, io facevo così, e creare prima la base dell'anello, poi mandare in lampada, limarla, rifinirla un po' e poi creare sempre sul retro di un pezzo della cartina, sulla carta diciamo, creare quello che è la vostra decorazione. Io in quel caso ho fatto la stella marina. Comunque, come vedete, sta prendendo piano piano forma e ci siamo quasi, però non mi piaceva lasciarla così liscia. Le stelle marine hanno di solito, diciamo, qualcos'altro in rilievo. Ho mischiato un lucido un po' più denso con un po' di bianco e con un dotter vado a fare dei puntini. Questi puntini li ripasso più di una volta, vedete, vado in lampada. Vado in lampada perché non voglio che il lucido si apra, si allarghi, quindi non dando l'effetto in rilievo che io invece volevo ottenere. Quindi
Se anche voi volete fare queste cose, vi consiglio, fatele, poi fissatele per qualche secondo in lampada e continuate a lavorare. Vedete, quindi qua ho fatto un pallino più grande al centro e poi andavo sulle braccia della stella marina. E ripeto, ho fatto la stessa cosa anche poi nelle altre unghie. Era molto soddisfacente, mi guardavo in continuazione queste unghie e sono un ricordo di quest'estate, ecco. Penso che presto passeremo alle nail art autunnali, vediamo che cosa mi invento. Comunque vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale se vi piacciono questi video. E seguitemi anche su Instagram e su TikTok, vi lascio qua sotto in descrizione tutti i contatti. Ecco qua, queste sono le unghie, il risultato finale, qua ero al mare e ve le faccio vedere anche dentro. Spero che vi piacciano e spero che vi siate divertiti. Alla prossima!